Ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo nuovo video. Sono molto contento di poter fare finalmente questo video perché ci troviamo di fronte al primo e finora unico haul del canale. Non vi aspettate tantissime cose, non vi aspettate grosse spese alla Nicole Usel perché io non sono Nicole Usel, non ho i soldi di Nicole Usel, non ho il lavoro di Nicole Usel. E quindi è un haul abbastanza poraccio, insomma, non lo so se lo metterò nel titolo oppure no. Perché sono senza occhiali? Non sono guarito miracolosamente, ma semplicemente due delle cose che ho preso sono degli occhiali da sole. Vi faccio vedere subito quelli e poi mi rimetto i miei occhiali perché siccome che sono ciecato, che riconosce la citazione, vince un biscottino. Non devo stare tanto tempo al computer senza occhiali o comunque davanti a un qualunque schermo senza occhiali. Iniziamo dal primo paio di occhiali che avevo ordinato da Zoom, che è un sito cinese che mi hanno suggerito per caso una volta su Facebook. In realtà volevo prendere un altro colore e non avevo ancora quelli che vi farò vedere dopo. Volevo degli occhiali a mascherina perché quelli che avevo non mi piacevano. E però poi ho visto questo colore arcobaleno, vedete? E mi sono innamorato. Vi faccio vedere come mi stanno, così facciamo il try on. Sono, credo, un po' storti sulla faccia, però sono dei bellissimi occhiali. Non so quanto di sera si possa vedere che sono variopinti, però purtroppo non riesco, non sono riuscito a fare il video prima di ora. Quindi questo è il primo paio di occhiali, costava 28 euro, ma scontato del 95%, l'ho pagato solo 2 euro, gente. Il secondo paio di occhiali, invece, il secondo paio di occhiali invece l'ho preso da Tiger, fa parte della collezione Pride, credo che si chiami così, spero. E credo che il motivo chi conosce e supporta la comunità LGBT lo possa intuire. Il motivo risiede in queste fantastiche lentine Rainbow. Che io adesso provo a farvi vedere, sì, credo di riuscirci. Queste lentine Rainbow le ho pagato. Gli ho pagati 4 euro da Tiger. E quindi questo è il mio mini mini haul inerente Tiger. Vi faccio vedere come mi stanno, facciamo il try on. Ecco qui, adesso ritorno i miei occhiali da vista, perché come ho detto prima sono ciecato. Quindi abbiamo iniziato con le prime due cose, il mini haul da Zoom. E il mini haul Tiger, due paia di occhiali da sole che io ogni tanto alterno. Questi va bene, fanno parte dell'haul, lo sapete che sono di Firmo. E poi ho preso tre cosine da Amazon, però di quelle lì vi faccio vedere la foto perché c'è un casino indicibile sul tavolo che voi non potete vedere ed è meglio per voi, fidatevi. Ho preso tre cosine da Amazon che sono gli occhiali di Harry Potter, la cravatta di Grifondoro e la bacchetta magica. Non so di chi sia la bacchetta sinceramente, perché se c'è una cosa su cui non sono esperto di Harry Potter sono appunto le bacchette, che faranno parte di una sorpresa che vi farò vedere, spero, spero agli inizi di novembre, non prima, prima non è possibile. Comunque ve le volevo mettere nell'haul perché appunto parte di questo haul riguarda Harry Potter. Sempre restando in tema di Harry Potter, vi faccio vedere praticamente l'ultima cosa che ho preso. Questo è veramente uno mini mini mini. Ho preso il pigiama di Edwige. E voi mi potreste dire, soprattutto le fan di Primark che sono tante: ma Riccardo, ti lamenti sotto tutti i commenti che non puoi andare da Primark in quanto è troppo lontano dalla tua città. E allora, come cavolo hai fatto ad avere il pigiama di Edwige? Hai vinto un viaggio a Londra? No.
Sei stato ad Arese? No. Sei stato alla Diceo di Verona? No. La risposta risiede in un gruppo Facebook che io voglio pubblicizzarvi proprio adesso. Ebbene sì, c'è un gruppo Facebook di cui magari vi scrivo il nome perché il mio inglese non è eccellente. Comunque, il gruppo si chiama Primark and More Pickups ed è formato da un gruppo di personal shopper, non so come pronunciato, che comunque parlano tutti italiano. Il gruppo è completamente in italiano, anche se sono bilingue, e potete eventualmente comunicare anche in inglese. E questi personal shopper si occupano di acquistare tutte le cosine di Primark per quelli che non abitano, come me, nei dintorni di Arese, della Digeo o di Campi Bisenzio, e non mi ricordo se c'è ancora un'altra sede di Primark. È da lì che ho preso il pigiamino di Edvige. Sono troppo troppo contento di questa cosa perché desideravo tanto avere qualcosina di Primark, possibilmente a tema Harry Potter. Avevo adocchiato almeno un mese fa questo pigiamino di Edvige, però non ho avuto subito la possibilità di acquistarlo. Ho aspettato di avere qualche soldino e l'ho acquistato. Quindi vi consiglio il gruppo Primark and More Pickups, di cui vi lascerò il link nell'info box. Per quelli che hanno pazienza di leggere e di guardare il video fino alla fine, vi voglio fare un'altra comunicazione che non ha nulla a che vedere con il video, ossia ho aperto un secondo canale. Pensavo di parlarvene in un altro video, poi oggi mi è arrivata l'ultima cosa dell'olcio e il pigiama di Edvige, ho deciso di anticipare. Ho aperto un secondo canale che si occupa di analisi critica degli altri canali. In realtà è da un mese che ve lo sto lasciando nell'info box, ma voi non vi iscrivete mai, quindi adesso ve lo dico. Ho aperto questo secondo canale. Si chiama Il Maestrino, vi lascerò appunto per l'ennesima volta il link nell'info box. Se vi volete iscrivere, se volete avere un'idea di come è impostato il canale, se vi piace il genere, se volete chiedermi altri YouTuber da recensire rispetto a quelli che ho già recensito, se non sbaglio ci sono 5 video, sì, 5 video dovrebbero essere compresa la presentazione. Quindi, se non siete iscritti, iscrivetevi sia a questo canale che a quello che vi lascio nelle info. Il mio mini mini haul è finito, io spero che vi sia piaciuto. Non vi dico fatemi sapere se ne volete altri, perché sono un po' arancione e non so quando comprerò altre cose, a parte la sorpresa appunto, ma non mi chiedete niente perché non vi sarà svelato nulla. Vi saluto, vi mando ma un bacione e ci vediamo al prossimo video. Nox.